Capitan Pippo Vianello, giornata che doveva essere quella di una nuova rincorsa, un nuovo inizio per la Triestina, arriva invece un pareggio, Monfalcone fa il suo dovere, sbanca 3-0 il campo della Maranese, ora la distanza dal primo posto inizia a farsi un po' ampia. Sì, non è finita, non dobbiamo pensare già negativamente, però è un buon margine già e dispiace perché oggi volevamo, anche se magari da fuori non diamo questa impressione, perché magari in alcuni tratti siamo un po' in balia dell'avversario, volevamo vincere e fare una grossa prestazione. Ripeto, l'ho detto la settimana scorsa, la voglia e l'impegno a questa squadra non manca. Dobbiamo riuscire a averlo per 90 minuti. Siamo andati sotto, abbiamo capito che non era che era una partita in cui bisognava reagire, abbiamo fatto un quarto d'ora che sembravamo un'altra squadra. Poi di nuovo un pochettino contratti. Dobbiamo riuscire ad averlo per 90 minuti, sono cose voglia che dobbiamo. Voglia ne abbiamo, ce la mettiamo tutta. Probabilmente siamo questi, siamo limitati, non siamo così bravi come qualcuno pensa, però io credo che questo campionato con la voglia, l'entusiasmo e con quello che c'è attorno che dà una mano, perché anche oggi ci ha dato una mano. Io lo metto per iscritto, non è che voglio fare il ruffiano nei confronti dei tifosi, però se eravamo 1-0 in casa da un'altra parte, io non so se trovavamo le forze a un certo punto per andare di là a pareggiare e rischiare di vincerla. E poi facendo male, abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla. Insomma, dispiace veramente, però si vede in questi momenti, quando le cose non vanno benissimo, gli uomini devono venire fuori e vedremo, il tempo dirà. Bisogna reagire perché buttarsi giù adesso si regala già un campionato ad una squadra che abbiamo dimostrato di potercela giocare. Insomma, quindi c'è delusione, però bisogna andare avanti. Insomma, mollare mi sembra un pochettino umiliante. Quindi si riparte, oggi è finita, è già andata, domani si rosica e martedì si ricomincia. Anche perché bisogna dire anche quando non si gioca benissimo, poi la fortuna non gira, l'incrocio dei pali clamoroso di Mujesan, l'episodio del rigore tutto sommato non chiarissimo, ce lo spieghi un po' meglio, magari te che eri lì in mezzo alla battaglia. L'episodio di rigore, io mi sono girato che erano già vicini, ho visto la parte finale, non mi sembrava assolutamente calcio di rigore, infatti anche loro non mi sembravano convintissimi, però ci sta, le accettiamo queste decisioni perché le abbiamo accettate anche a nostro favore quando erano dubbi, solo che sembrava abbastanza clamorosa la cosa, quindi però ci sta, l'arbitro fa parte del gioco, può anche sbagliare, insomma, poi sulla fortuna e la sfortuna del palo, delle occasioni, alla fine si compenseranno, credo, a fine campionato, quindi. Però dispiace, dispiace più che altro per la prestazione, perché poi anche se avessimo vinto con un gol del secondo tempo, non staremmo a parlare di una grandissima partita, quindi bisogna essere realistici e pensare alla prestazione. È chiaro che se giochi male e vinci va bene, però alla fine se vuoi vincere il campionato devi trovare una continuità di prestazione e vincere le partite e meritare di vincerle. Quindi io forse sarò troppo positivo, però siamo ancora in tempo, quindi sono fiducioso. Mi girano le scatole, però ce la metteremo un po' di più, anche perché le possiamo far girare solo noi, insomma, non è che ci possiamo attaccare a cose esterne, anzi, abbiamo, come dicevo prima, il vantaggio di essere supportati tutte le domeniche, facciamo 34 partite in casa, poi anche fuori siamo in casa, e quindi non abbiamo assolutamente alibi da quel punto di vista. A partire già da Fontanafredda, che sarà una trasferta insomma, sulla carta, nonostante la posizione difficile della squadra che vi ospiterà la prossima settimana, una partita molto complessa anche per la qualità della loro rosa, può essere che magari ci sia un blocco psicologico da parte di alcuni ragazzi, non di tutti, perché si è visto mordente, ma magari non da parte di tutti, questo dover necessariamente trovare i 3 punti per non vedere la testa scappare troppo avanti. È difficile. Non lo so, ognuno deve guardare, siamo una squadra, però ognuno deve guardare, sentire il fuoco dentro di sé e cercare di dare tutto quello che ha. Chiaro che magari quelli più anziani che hanno visto un pochettino di più partite e situazioni devono cercare di trascinarle, poi uno lo deve trovare dentro, ma non credo che qualcuno abbia particolari pressioni perché insomma, ormai almeno a vederle così.
ormai le responsabilità le abbiamo capite, sono passati 2 mesi e noi sappiamo, cioè, se la Triestina non faceva sta fine, e mi dispiace per la città di Trieste, se non faceva sta fine e giocava in eccellenza, noi non saremmo mai venuti qua, quindi bisogna cercare di capire che abbiamo un'opportunità importante, cioè, io mi trovo a 36 anni a fare capitano della Triestina, non l'avrei mai fatto, non ci avrei neanche mai giocato, quindi da questo punto di vista non vedo particolari pressioni, anzi dovremmo esserne fieri e orgogliosi e pensare tutti i giorni, caspita cosa mi è capitato, quindi non credo che se siamo un pochettino intelligenti tutti noi dobbiamo fare questo ragionamento qua, chiaro che poi le partite le giochi 11 contro 11 contro gli altri, perché la maglia va riempita, quindi non è che perché se la Triestina vinceva le partite 3-0 e se non ce n'eravamo, se lo pensavamo o se non ce ne siamo accorti, ce ne siamo accorti dopo 2 mesi, perché non è mai successo, quindi dispiace veramente, perché nessuno è presuntuoso da pensare di venire qua e vincere tutte le partite facile, però tutti noi abbiamo aspettative di fare un campionato importante, siamo ancora in tempo. So che sono passate 8 partite e abbiamo già 7 punti di svantaggio sulla prima, però bisogna andare avanti. Ormai bisogna andare avanti, perché se si è uomini bisogna andare avanti, se no ci si ferma e si chiede di andare a giocare in un'altra squadra meno blasonata e si fa i protagonisti nelle squadre meno blasonate. Qua bisogna tirare fuori tutto quello che sia. Adesso è arrivato il momento, perché se prima avevi un pochettino di... ti potevano aspettare, perdevi una partita, ne vincevi 3, adesso quando cominci a non vincere 2-3 di seguito si staccano, e quindi adesso non puoi arrivare in primavera a dire vediamo dove siamo e ce la giochiamo, c'è da cominciare a macinare chilometri subito, e quello che vogliamo fare, se non siamo capaci vuol dire che abbiamo incapacità. E niente, questo è tutto quello che penso, insomma. E poco altro da aggiungere, capito? Niente. Ti ringrazio.